Pasto Ionio Soveratese, caro bollette, rischio di chiusura attività commerciali, gli anziani per riscaldarsi riscoprono il braciere, riaprono i forni a legna dei quartieri. Il caro bollette preoccupa non solo i commercianti del Basso Ionio Soveratese, ma anche le famiglie, i pensionati e gli anziani che vivono con modeste pensioni. Le saracinesche abbassate di alcuni negozi con la scritta chiuso per ferie hanno lasciato perplessi i cittadini, considerando che ci troviamo nel mese di ottobre. Alcuni commercianti che hanno partecipato alla manifestazione di protesta organizzata da Gianni Sgrò a Soverato per contestare il caro bollette, ci hanno dichiarato che la chiusura va letta come un momento di riflessione. Stiamo riflettendo e valutando, ci precisa Simone, proprietario di un negozio di frutta e alcuni proprietari di generi alimentari, con il commercialista se ci sono le condizioni per rimanere aperti oppure ci conviene chiudere l'attività e cambiare lavoro. Dopo l'aumento dei prezzi in tutti i settori, andare ai mercati generali ci spaventa. Mentre prima con 500 euro si caricava un furgone, oggi ne servono 1.000, 1.220. Considerando l'aumento del gasolio, il caro bolletta, lo stipendio e due dipendenti, di quanto bisogna aumentare il prezzo di frutta, verdura e altri prodotti, i clienti sono nelle condizioni di comprare. Mentre prima compravano a chilo, oggi saranno obbligati, se il nucleo familiare è formato da 3 persone, a comprare 3 mele, 3 pomodori, 3 zucchine e così via. Preoccupazione anche tra i pensionati e gli anziani. La bolletta della luce, ci precisano marito e moglie, entrambi 80enni, che vivono in una modesta casa popolare a Badolato Marina, da 150 euro è arrivata a 450. Quindi una pensione se ne va, per cui saremmo obbligati a fare tantissimi sacrifici e non accendere i termosifoni. Visto il caro bolletta, abbiamo deciso per riscaldarci di ritornare all'antico, agli anni del dopoguerra, comprare il carbone e tirare fuori il braciere, che fortunatamente avevamo conservato come cimelio. La signora Rosa, che porta bene i suoi 80 anni, ci ricorda che gli anni dell'emigrazione in Svizzera con il marito e l'uso del braciere. Anticamente sulla ruota contenente il braciere veniva posta una gabbia in ferro o in legno, in modo che i più piccoli non potessero caderci dentro. La gabbia serviva anche per asciugare la biancheria e su di essa inoltre veniva posta una coperta con la quale ci coprivamo le gambe per riscaldarci meglio. In tutta la casa si diffondeva il calore del carbone misto al profumo di buccia d'arancia. Questo inverno, ci precisa il marito, nella speranza che il Signore ci conservi in salute, trascorreremo le giornate fredde accanto al braciere. Una cena al risparmio, un po' di televisione, una breve videochiamata con la Svizzera per salutare i figli e i nipotini e poi a letto sotto le coperte, visto anche il caro pane, alcune famiglie di Badolato sono orientate a riutilizzare i forni a legna dei quartieri chiusi da anni. Sembra un racconto degli anni 50 e invece siamo nel 2022.